L'allarme arriva dal sindacato degli inquilini. Tutti insieme, Sunia, Sicet, Uniat e Unione Inquilini, sottolineano il possibile caos sul fronte sfratti dal 1 luglio, quando scadrà la sospensione prevista. A rischio almeno 80.000 famiglie, e sottolineano come la mini proroga contenuta nel DL Sostegni servirà a poco. Questo provvedimento, attualmente all'esame della Camera dei Deputati per la conversione in legge, non affronta gli aspetti cruciali della crisi sociale, economica e sanitaria in atto. Mancano concrete garanzie, sostengono il sindacato degli inquilini, e contributi di sostegno economico e uno stanziamento di ulteriori risorse al fondo sostegno all'affitto e al fondo per la morosità incolpevole. Chiedono tra l'altro all'esecutivo incentivi alla rinegoziazione dei canoni, ristori ai proprietari che subiscono il ritardo nei canoni e misure graduali nell'esecuzione degli sfratti attraverso uno stanziamento adeguato e diretto ai singoli comuni. Per tutti questi motivi i sindacati degli inquilini hanno preannunciato un presidio in piazza per domani a Roma, davanti piazza Montecitorio. Sullo stesso fronte arriva anche la posizione di Confedilizia, che invita il governo ad aprire gli occhi sulla misura iniqua del blocco degli sfratti. La dichiarazione di incostituzionalità della norma sulla sospensione delle esecuzioni aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore, dice Confedilizia, dovrebbe indurre il governo e la maggioranza ad aprire gli occhi sull'iniquità del blocco degli sfratti. Il governo, incalza Confedilizia, non attenda che la Corte Costituzionale dichiari illegittime le disposizioni sul blocco degli sfratti, ma agisca autonomamente.